Benvenuta soprattutto ad Antonella Ricciardi, che è la prima volta che viene, credo, a Terese Eterno. La prima volta che viene a Terese Eterno, quindi la ringraziamo di essere venuta qui da noi come prima volta che viene a Terese Eterno. Se magari di là è meglio. Mi sposto? Di là è meglio. Ma così per il video. La ringraziamo di questo e la ringraziamo anche perché ci introduce un argomento che non abbiamo mai trattato nonostante il nostro pluriquinquennale programma di attività culturale, non abbiamo mai affrontato l'argomento Palestina. Quindi la ringraziamo di affrontare un argomento così complesso, delicato, così attuale come quello relativo alla Palestina, ma soprattutto di affrontarlo con il rigore storiografico con il quale va affrontato, quindi poi adesso ci racconterai tu, ci racconterai un po' come è nato il libro, ci racconterai un po' quali sono state le ricerche che hai svolto, che tu hai svolto delle ricerche anche per il tuo per la tua tesi. Sì, anche per la tesi di laurea, ma già prima mi ero occupata della questione attraverso una lunga serie di articoli giornalistici, di approfondimenti giornalistici. Bene, allora io direi diamo un inquadramento generale, poi entriamo un po' nello specifico. Come è nato questo tuo interesse per l'argomento? Quali sono stati i temi su cui ti sei maggiormente appassionata, che emergono un po' anche dal libro, però facciamoli emergere anche dalla conversazione, poi ti faccio io anche, tu ci racconti e poi qualche domandina mi consenti te la facciamo. Sì, ma dunque mi sono interessata alla questione già da adolescente, insomma, leggendo alcuni articoli che proprio trattavano dell'argomento e storie di giovani che erano approdati in Italia, impegnati per la lotta per la liberazione della propria terra per quanto riguarda la Palestina, e quindi era sorta in me, diciamo così, un'esigenza di approfondimento che poi si è rivelata anche, diciamo così, duratura, nel senso che poi approfondendo la questione mi sono resa conto che era stata ampiamente trattata, ma non spesso erano stati messi in luce una serie di punti cruciali utili, diciamo così, alla comprensione della questione. E quindi ho cercato di approfondire attraverso tutta una serie di fonti italiane ed internazionali, senza distinzione di colore politico, dando anche una particolare attenzione alle fonti ebraiche che aiutano, diciamo così, a completare il quadro per quanto possibile, non sarà mai del tutto completabile, però per avere un'idea più chiara della questione. Sì, e tu sei partita anche da lontano, sei partita dall'inizio del sionismo, sì. Sei partita da una fase che è decisamente antecedente all'affermazione, a tutte le lotte per l'affermazione di uno Stato di Israele. Sì, sono partita dalle origini e penso che questo renda il libro, spero, insomma, in qualche modo ancora attuale, nonostante che sia uscito alcuni anni fa, insomma. Ovviamente non può essere aggiornato su tutti gli ultimi avvenimenti, però l'analisi delle fonti effettivamente credo che possa essere, diciamo così, di particolare interesse. E tra le altre cose, diciamo che ho evidenziato una serie di punti sulle origini, cioè quanto a fine Ottocento, cioè quando nacque il movimento sionista, ricordiamo che quindi che voleva ricondurre gli ebrei nella terra delle origini, vediamo che a fine Ottocento nei territori della Palestina storica, cioè la Cisgiordania, la Striscia di Gaza e l'attuale Israele, quindi territori della Palestina storica, vedevano una maggioranza palestinese oltre del 90%, quindi diciamo una maggioranza per lo più araba, che andava oltre il 90% della popolazione, maggioranza che continuò ad esservi nei territori della Palestina storica, quindi ripeto, Cisgiordania, Striscia di Gaza, più l'attuale Israele che è circa il 77% della Palestina storica, e anche all'epoca, diciamo così, della nascita dello Stato di Israele nel 1948 c'era una maggioranza palestinese nei territori appunto della Palestina storica attorno al 70%, quindi già il dato demografico è indicativo del fatto che sì, i palestinesi si opposero a questo Stato ebraico, diciamo così, in Palestina, ma in quanto maggioranza effettivamente della popolazione nei territori, ripeto, della Palestina storica, che non era solo Cisgiordania e Striscia di Gaza. Ed anche per quanto riguarda la questione territoriale, vediamo che gli ebrei, è vero, avevano comprato delle terre in fuga dalle persecuzioni
della Russia zarista e poi della Germania nazista, però si trattava circa del 6% delle terre della Palestina storica, quindi si può comprendere questa opposizione dei palestinesi alla creazione sul loro territorio, su una parte consistente del loro territorio, di uno Stato, diciamo così, estraneo in effetti a quella che era, diciamo così, la loro cultura e così via. Quindi gli ebrei avevano comprato solo il 6% delle terre, a parte il fatto che comunque comprare delle terre non vuol dire averci la sovranità statale sopra, e comunque si trattava di una piccola porzione di terre. E una cosa che voglio evidenziare, tra le altre, è che la consapevolezza comunque di starsi insediando su un territorio largamente abitato da un'altra popolazione, quindi non una terra vuota come invece, diciamo così, avevano cercato di presentarla, quasi vuota, un deserto da civilizzare, diciamo così, la consapevolezza che non fosse così era abbastanza, diciamo così, in qualche modo concreta anche per molti teorici del movimento sionista. Ricordiamo che il teorico del movimento sionista, quindi di una sorta di risorgimento ebraico che però tendeva a insediarsi nella terra appunto di un altro popolo, Herzl, autore nel 1896 di Der Judenstaat, cioè lo Stato degli ebrei, promotore del primo congresso sionista nel 1897 a Basilea, ecco, Herzl scrisse già nel 1895, quindi ancora prima della sua opera Lo Stato degli ebrei, ancora prima del, diciamo così, del primo congresso appunto nazionale sionista, scrisse a proposito dei palestinesi queste parole abbastanza inequivocabili nei suoi diari. Sostanzialmente scrisse così: dovremmo incoraggiare questa misera popolazione, riferendosi ai palestinesi, ad abbandonare questi territori cercandogli un posto, un lavoro altrove e negandogli un lavoro nel nostro paese. Quindi definiva proprio già un territorio largamente abitato da un'altra popolazione. E continuava Herzl, sì, dice: dovremmo incoraggiare questa misera popolazione ad andarsene oltre confine, procurando loro un lavoro nei paesi di destinazione e negandoglielo nel nostro. Sia il processo di espropriazione che quello di allontanamento dei poveri devono essere effettuati con discrezione. Esatto, e cautela. Avrei completato, quindi. E discrezione e cautela, no, lo riporti proprio letteralmente. Sì, dai diari. Del dato esegetico. Sì, però. Voglio dire, quindi sono, è una fonte ebraica che riporta insomma questo tipo di considerazione. Diciamo anche un'altra fonte, ora ovviamente non posso né desidero fare tutti gli esempi possibili, però un'altra fonte che pure esprime un concetto simile è il resoconto di due rabbini, due esponenti religiosi ebraici che erano andati in ricognizione a fine 800 in Palestina, che riportarono, per descrivere la situazione insomma della Palestina di fine 800, un messaggio in codice in realtà abbastanza chiaro, che sostanzialmente diceva così: la sposa è bellissima, ma è sposata con un altro uomo, dove la sposa rappresenta la terra di Palestina e l'altro uomo i palestinesi. E quindi io nel libro, tra le altre cose, analizzo molto delle fonti ebraiche che spesso avallano le ragioni dei palestinesi, in alcuni casi denunciano effettivamente dei soprusi, delle nefandezze. Ad esempio è certamente un'opera di spessore quella praticamente dello storico Ilan Pappé, che nel suo Storia della Palestina moderna, una terra a due popoli, cerca comunque di distinguere sfruttatori e sfruttati, invasori ed invasi. Altre fonti sono purtroppo di tipo rivendicativo di una serie di crimini ai danni dei palestinesi, di una serie di atti delittuosi. Ad esempio posso ricordare che uno dei fondatori dello Stato di Israele, David Ben Gurion, negli anni 30, quindi prima dell'Olocausto e così via, sostanzialmente sosteneva che bisognava usare il furto, l'assassinio, l'espropriazione, la distruzione di ogni servizio sociale per liberare la Galilea, parte del nord della Palestina storica, dalla sua popolazione araba. E quindi insomma diciamo che si tratta di fonti documentate, sì, riportate ampiamente, che danno un quadro, una parte del quadro, diciamo così, in un modo più, in qualche modo mettendo in evidenza una serie di cose che non sono state spesso messe in evidenza. Se ne parla molto, ma spesso non centrando molto una serie di questioni. Prima che tu entri più nello specifico, tu ci hai fatto un'osservazione che io non avevo, su cui non avevo mai riflettuto, che mi ha aiutato molto invece a riflettere, che è il ruolo internazionale che è stato svolto in questa vicenda. Sì.
prendiamo modo dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, ma ancora prima, dopo la caduta dell'Impero Ottomano, dall'Inghilterra. Sì, beh certo. È stato un bellissimo quadro su questo caso, un affresco specifico di un punto di vista storico che mette in evidenza un dato che è poco considerato dagli storiografi. Certo, diciamo che spesso si tende a vedere la questione in quanto un conflitto locale, anche se poi in fondo un problema mondiale, un conflitto locale tra popolazioni in qualche modo barbare, e ci si sente strane. In realtà molto del conflitto è stato causato proprio dalle potenze occidentali che hanno così in qualche modo innescato la bomba che poi è esplosa e sta continuando a deflagrare, diciamo così, in quei territori. Certamente possiamo ricordare che le persecuzioni subite dagli ebrei erano subite in Occidente, i palestinesi non avevano neanche un termine per definire l'antisemitismo, a parte il fatto che anche i palestinesi sono in larga parte semiti in quanto in larghissima parte arabi. Era assolutamente estraneo ai palestinesi il razzismo volgare, non so, legato alla forma del naso, il razzismo biologico, il razzismo vero e proprio, diciamo così. L'Inghilterra, al di là e ancora prima delle persecuzioni naziste, che pure ovviamente hanno contribuito a innescare il problema, che però nasceva ancora prima, già a fine 800 e così via, comunque l'Inghilterra ebbe il mandato sulla Palestina, lo ricordiamo, e favorì praticamente l'insediamento di ebrei, alcuni perseguitati, altri alla ricerca di un posto nel mondo. Purtroppo a volte venivano da padroni, spesso fuggivano da persecuzioni, ma spesso venivano da padroni, e questo è quello che purtroppo bisogna anche sottolineare. E l'Inghilterra ebbe il mandato sulla Palestina. Ricordiamo che la Palestina in precedenza era stata amministrata dall'Impero Ottomano, ma nel 1917 ci fu la famosa dichiarazione di Balfour, questo ministro britannico, che prometteva un focolare nazionale agli ebrei in Palestina, ebrei che erano una piccola minoranza e soprattutto era molto esigua la comunità ebraica originaria effettivamente della Palestina, nativa della Palestina, quasi inesistente effettivamente, in gran parte erano delle persone che emigravano dall'Europa, soprattutto dall'Europa orientale, quelli che si insediavano lì. E comunque, quando la Palestina non era neanche ancora del tutto passata all'Inghilterra, ma l'Impero Ottomano si stava sfaldando in quanto parte della Triplice Alleanza, stavano perdendo la guerra, già si pensava a spartirsi i territori del vicino Oriente, detto anche Medio Oriente, visti da una prospettiva più inglese, diciamo anche noi diciamo comunemente Medio Oriente. E quindi si cominciò a pensare di spartirsi il territorio e l'Inghilterra promise questa Palestina che ancora non controllava, perlomeno in parte, agli ebrei, anche se non si parlava apertamente di Stato, però fu un embrione questo del futuro Stato ebraico. Ricordiamo anche che vennero in questo modo disattese le promesse dell'agente inglese Lorenz agli arabi di indipendenza se si fossero ribellati contro i turchi. Lorenz a suo modo apprezzava anche la cultura araba, era un agente dei servizi segreti inglesi, fu usato a sua volta, possiamo dire, dal governo di Sua Maestà britannica, e questi accordi, questa promessa anche di indipendenza ai vari popoli arabi, vennero poi disattesi con gli accordi di Sykes e Picot, che in realtà poi vollero una spartizione del vicino Medio Oriente, come lo vogliamo chiamare, tra inglesi e francesi. A loro volta gli inglesi promisero una parte consistente della Palestina agli ebrei, una Palestina che più o meno non aveva quasi una popolazione ebraica originaria di quel territorio. Voglio sottolineare anche una cosa poco nota al riguardo. Per Palestina si intende appunto la parte ad occidente del fiume Giordano. Impropriamente a volte vi si comprendeva anche la parte ad oriente, l'attuale Giordania. È qualcosa di improprio, non ha luoghi santi praticamente quel territorio, ha delle rovine maestose di pregio, per esempio di Petra, ma è diversa dalla Palestina. Ebbene, si pensava, qualcuno aveva ipotizzato di insediare degli ebrei anche lì, un territorio praticamente dove non ce n'è uno, sarebbe potuto diventare un altro Israele, cioè per dire come ora ci sembrerebbe impossibile che uno lo potesse solo pensare, non ce n'è uno, tranne ovviamente qualche sede diplomatica, qualcosa del genere. Eppure questa sorte che la Giordania, allora Transgiordania, ha evitato, in qualche modo è accaduta alla Palestina, trasformata in una colonia di popolamento, non solo colonizzata, ma trasformata in una colonia di popolamento,
Non diversamente potremmo dire certo dagli Stati Uniti, dall'Australia, con le varie nefandezze compiute, i danni dei pelle rossa, degli aborigeni australiani, certamente esecrabili, però va ricordato che mentre questi territori erano in larga parte spopolati, effettivamente semideserti, il che non giustifica ovviamente quello che è avvenuto ai danni degli indigeni, nel caso della Palestina era un territorio densamente popolato ed è poi una cosa avvenuta anche in epoca successiva, quando teoricamente ci dovrebbe essere stata magari una maggiore consapevolezza dei diritti dei popoli e così via. E quindi poi in effetti venne decisa questa spartizione della Palestina anche dopo la Seconda Guerra Mondiale e tutta l'ondata di emozione che c'era stata, e in particolare venne decisa la sorte, diciamo così, della Palestina da un accordo tra USA ed URSS. Gli USA spingevano per avere nel futuro Stato di Israele una sorta di testa di ponte degli interessi ovviamente soprattutto americani, secondo gli oppositori di questo tipo di politica, una testa di ponte dell'imperialismo, potremmo dire. Per quanto riguarda l'URSS di Stalin, Stalin pare che ritenesse troppo forti il sionismo e gli Stati Uniti per opporvisi, decise di in qualche modo, sostenere a sua volta, nell'ambito degli accordi di Yalta, pure di spartizione degli interessi, di avere pragmaticamente un accordo ai danni poi ovviamente dei palestinesi e così via. Questa decisione di spartizione aveva peraltro un valore solo consultivo e non esecutivo, non essendo stata consultata la popolazione locale. Certo, se la decisione fosse stata lasciata alle popolazioni della Palestina, in larga maggioranza appunto costituite da palestinesi, per lo più arabi, per lo più musulmani, ma anche cristiani di antichissima data, la Palestina, possiamo saperlo già, sarebbe rimasta unita, in quanto si trattava della maggioranza della popolazione che avrebbe potuto democraticamente esprimersi in questo modo e già attraverso i suoi rappresentanti si era così espressa. Così non fu. Poi ci furono tutta una serie di pressioni, a volte veramente illecite, del governo americano su una serie di stati, pure qua documentate, ora non mi dilungo, magari eventualmente successivamente. Però l'idea comunque di decidere sulle sorti di un altro territorio, diciamo, erano abbastanza chiare già allora. Arrivarono moltissimi anche telegrammi di protesta contro chi voleva questa divisione del territorio, anche piccoli villaggi si espressero a questo proposito. Ricordo per esempio, tra gli altri, questa è una cosa che nel libro non è riportata, ma altrove ho ricordato, non so, la protesta della comunità di Samak sul lago di Galilea, dove anche in questo villaggio povero e quasi dimenticato si diceva la popolazione si oppone in tutti i modi a questa decisione di dividere la patria, a questa decisione comprata coi dollari e così via. Ma purtroppo, diciamo così, non solo non vennero soddisfatte le aspirazioni palestinesi, ma lo Stato palestinese, che comunque era stato previsto, sia pur su una parte ridotta di Palestina, non vide la luce. Oltre 500 villaggi palestinesi vennero distrutti, i profughi allontanati dalla propria terra furono 900.000, oggi divenuti 4 milioni e mezzo circa, forse 5 milioni, e appunto lo Stato palestinese non sorse. E quindi questo fu l'inizio, insomma, o meglio, uno dei più eclatanti, insomma, di questa... insomma, di questo dramma storico. Scusa, sempre per rimanere in questa fase iniziale, poi guardiamo meglio la parte centrale, quella proprio dell'occupazione dallo Stato Israele. Sì, in sì, sì, sì. E, tu ci dici una cosa che è anche questa particolarmente interessante, che riguarda il rapporto con l'asse dei palestinesi. Sì. E, lì fecero una scelta di che tipo? Perché fecero questa scelta? Sì, un altro aspetto, diciamo in qualche modo poco noto, del conflitto riguardò praticamente la scelta strategica di una parte delle forze arabe di intessere rapporti diplomatici con l'asse Roma-Berlino-Tokyo al tempo della Seconda Guerra Mondiale, il che potrebbe, detto col senno di poi, aver danneggiato la causa, anche se probabilmente sarebbe avvenuta lo stesso, la spartizione della Palestina e così via. Diciamo però che effettivamente va detto, va ricordato, non va censurato, che vari esponenti del mondo arabo, ma non solo palestinese, anche il leader iracheno laico Rashid Ali al-Gailani, per esempio, si volsero
compiendo delle, anche delle alleanze con l'asse Roma-Berlino-Tokyo in funzione però, va detto, anticolonialistica e non per abbracciare un credo razzista, chiaramente, con i vari, diciamo così, poi effetti negativi che ci sono stati. Però ci sono degli studi interessanti, abbastanza noti nel mondo anglosassone, meno in quello degli storici italiani, che sono stati fatti, in particolare studi di Stefano Fabei sull'argomento. E in particolare, diciamo così, sono noti i rapporti diplomatici tra il Gran Muftì di Gerusalemme, Haji Amin al-Husseini, e Mussolini, in funzione fondamentalmente però di liberazione dal colonialismo inglese, quindi poi alla fine c'era un gioco di strategie e così via. Diciamo che comunque l'Italia di Mussolini cominciava a cercare così di avere un ruolo maggiore nel Mediterraneo, vedeva degli ostacoli nelle colonie inglesi e così via, c'era una maggiore contrapposizione con il mondo ebraico anche diciamo così in sinergia e per influenza del nazismo, per cui diciamo così ci furono una serie di passi in questa direzione che poi vengono ampiamente rifacciati dal movimento di liberazione palestinese. Va detto però che il Muftì di Gerusalemme prese questa via dopo aver cercato invano di convincere Churchill a fermare questa immigrazione ebraica che sempre più esplicitamente, diciamo così, affermava di voler conquistare la Palestina. E, diciamo che neanche il più lungo sciopero della storia, 174 giorni, negli anni 30 riuscì a fermare Churchill, che si dichiarava a sua volta sionista. D'altra parte, diciamo, non essendo ebreo, voglio dire, d'altra parte un altro elemento che aveva scoraggiato il Muftì dal dialogo con gli inglesi, che pure era stato tentato, era stata anche la presenza all'Alto Commissariato per le colonie dell'Impero Britannico della presenza di Herbert Samuel, quindi un israelita di visioni sioniste, un esponente della comunità ebraica di visioni sioniste, che quindi chiaramente aveva un'influenza notevole insomma, sulla questione della Palestina. Quindi comunque questo discorso va contestualizzato. Comunque è un argomento relativamente poco trattato, che in particolare uno storico italiano ultimamente sta trattando, appunto Stefano Fabei, autore di Mussolini e la resistenza palestinese, una sua opera, un'altra è Il fascio, la svastica e la mezzaluna, Una vita per la Palestina sul Muftì di Gerusalemme, altri ancora comunque studi di pregio sull'argomento. Veniamo poi invece adesso più alla fase successiva, quella post-bellica, dell'occupazione, cioè, raccontiamo un po' anche quest'altra fase importante dell'affermazione dello Stato di Israele. Sì, ovviamente si possono dire molte cose, è difficile sintetizzare. Sì. Quello che voglio sottolineare tra le altre cose è che c'è chi dice che i palestinesi si sentirono nazione soprattutto per mera contrapposizione al colonialismo sionista e così via. Questo sicuramente non è del tutto vero, non è affatto vero per molti aspetti. I palestinesi si opposero anche agli inglesi quando cercarono di dominarli ed agli arabi giordani quando presero il controllo di una parte della Palestina. Infatti, dopo la proclamazione della nascita dello Stato di Israele, non nacque questo Stato di Palestina, non solo per l'opposizione israeliana, ma anche perché alcuni paesi arabi purtroppo si spartirono nei fatti la Palestina, quindi molti ostacoli sul loro cammino, sul cammino dei palestinesi, vennero proprio dai cosiddetti fratelli arabi, che in realtà in molti casi non si comportarono in modo particolarmente fraterno, e in particolare la Cisgiordania finì sotto il controllo della Transgiordania, poi Giordania. Solo negli anni Ottanta Re Hussein ufficialmente rinunciò alla Cisgiordania, su cui in effetti non aveva mai avuto diritti, fece sì un atto in un certo senso di buona volontà, ma in fin dei conti non ci aveva mai avuto reali diritti e così via. Questi territori residui della Palestina che erano stati spartiti tra i paesi arabi, la striscia di Gaza veniva amministrata dall'Egitto, la Cisgiordania era stata addirittura annessa temporaneamente, ma per decenni, insomma, diciamo all'attuale Giordania, finirono con la guerra del 1967 sotto il controllo israeliano. A questo punto lo Stato di Israele inglobò tutta la Palestina storica, ma la cosa più preoccupante è che cominciò una politica di insediamenti
per cercare di consolidare, diciamo così, dei fatti compiuti, insediamenti ebraici la cui popolazione veniva incrementata, per poi cercare di creare situazioni di fatto e dire che non si potevano abbandonare quei territori, ormai c'erano delle radici ebraiche, poco importava che era un legame solo religioso, che qualche volta si trattava di persone che avevano aderito all'ebraismo in tempo recentissimo. Normalmente questa religione non fa proselitismo, però c'è stato pure qualche caso di persone che recentemente avevano aderito e non si capiva perché dovessero avere più diritti di qualcuno nato lì e così via. E quindi cominciò questa politica, potremmo dire, di strisciante annessione, che pure ha un suo perché. Viene da chiedersi perché colonizzarli e non annetterli. In realtà già la colonizzazione è il fine dell'annessione strisciante, cioè annettere il più possibile dei territori su cui si cominciava a creare una popolazione ebraica stabile, però col minor numero di abitanti arabi possibile. Questo è il motivo di questo tipo di atteggiamento, cioè in pratica si volevano i territori senza gli abitanti arabi, perché altrimenti si sarebbero dovuti o espellere, però con un danno per l'immagine dello Stato di Israele, oppure considerarli tra la popolazione, ma poi si sarebbe dovuto dare diritto di voto e questi votando potevano avere un'influenza comunque sullo Stato ebraico. Infatti uno dei motivi per cui c'è una forte opposizione al ritorno dei profughi palestinesi nei territori da cui erano stati allontanati è proprio questo, su cui, uno dei motivi su cui si è arenato purtroppo il negoziato, insomma, di pace. Uno dei motivi è proprio il fatto che se tornassero tali profughi originari, poi tra l'altro in gran parte dell'attuale Israele, la maggioranza ebraica rischierebbe di venire meno e quindi per cause interne Israele rischierebbe di implodere, non sarebbe neanche più Israele se non avesse una maggioranza ebraica, diciamo così. C'è chi risponde a questo tipo di obiezione che però si tratta di una maggioranza costruita con la pulizia etnica e se si applicasse una vera democrazia in questi territori con il ritorno dei profughi arabi, diciamo così, verrebbe meno questa situazione di discriminazione e così via. Diciamo che uno dei punti, diciamo così, cruciali della questione. Anni e anni di rivolta contro l'occupazione, l'intifada, rivolta sostanzialmente quasi del tutto pacifica, senza l'uso quasi mai di armi e così via, hanno portato all'intavolare dei negoziati, non hanno portato alla risoluzione del problema. Diciamo che il conflitto per certi aspetti è addirittura peggiorato, non c'è più Arafat, c'è stata una vittoria degli integralisti islamici di Hamas nel 2006, poi rovesciati per pressioni esterne, sono rimasti solo nella striscia di Gaza, però lo stesso Rabin è stato ucciso da un fondamentalista, l'ex primo ministro israeliano, in quel caso un fondamentalista ebreo e così via. Addirittura insomma ci sono degli inquietanti sospetti sulla stessa morte di Arafat, è stato ritrovato insomma del polonio su dei suoi effetti personali. Ora ovviamente io non posso dire che è stato sicuramente assassinato, però quello che posso dire è che purtroppo una certa pratica, possiamo proprio dirlo, del terrorismo di Stato, di assassini mirati, rivendicati apertamente, è stata certamente praticata e rivendicata apertamente, esplicitata da dirigenti dello Stato ebraico. Centinaia di esponenti palestinesi sono stati uccisi, diciamo così, con attacchi mirati, ma non bombardamenti in cui casualmente morivano, proprio c'è chi si avvicinava, gli sparava e ciò veniva rivendicato. Tipo, non so, fu il caso per esempio di Wael Zuwaider, ucciso a colpi d'arma da fuoco a Roma nel 1972, il suo assassino venne apertamente rivendicato da Golda Meir, che era allora donna primo ministro di Israele, per dirne uno dei tanti. Diciamo che certamente ci fu un tentativo di avvelenamento di un altro esponente di Hamas, Khaled Meshaal, proprio di avvelenamento, voglio dire, la stessa cosa che avrebbe causato la morte di Arafat. Non è sicuro il fatto di Arafat, diciamo che forse la quantità di polonio trovato sui suoi effetti personali forse è talmente alta che sarebbe dovuto morire subito. Non tutti i sintomi sono riconducibili a quello, non si può neanche escludere però che per qualche motivo sia stata quella la causa. Certo è che Sharon, l'allora primo ministro israeliano, l'aveva minacciato di morte con
stile in qualche modo mafioso, aveva detto che bisognava farla finita con lui, lo chiamava il nostro Bin Laden, nonostante che Arafat fosse sempre stato un laico, a parte una breve militanza nei fratelli musulmani. Quindi non possiamo essere sicuri che sia un assassinio da addebitare a dirigenti israeliani, però certo dei sospetti ci sono, anche perché dei precedenti consistenti ci sono. Adesso è stata riesumata la salma, veramente verso novembre, sono ancora in corso degli esami, insomma si vedrà, però certamente sarebbe inquietante che uno dei negoziatori venga avvelenato dalla controparte. Ripeto, non c'è certezza assoluta, ma in passato ci sono stati episodi acclarati, insomma, di questa natura. Cioè, certamente ci sono stati episodi di terrorismo antigovernativo da parte palestinese, ma ci sono stati episodi di terrorismo anche da parte ebraica, a volte di vero e proprio terrorismo di Stato. E per quanto riguarda poi le cifre anche del conflitto, vediamo una grande sproporzione, un'enorme sproporzione numerica molte volte tra le vittime dell'una e dell'altra parte, non per fare una macabra, diciamo così, contabilità, ma se noi ricordiamo, non so, l'offensiva a piombo fuso contro la striscia di Gaza, quindi l'offensiva dell'esercito ebraico contro la striscia di Gaza, vediamo che tra praticamente dicembre 2008 e gennaio 2009, di fronte a circa 10 morti di parte ebraica, ci furono oltre 1300 palestinesi uccisi da parte dell'esercito ebraico, quindi con una proporzione, o meglio sproporzione, di 100 a 1, potremmo dire, possiamo dire. Quindi già la matematica ci dà un'idea, e comunque del fatto che non siano esattamente su un piano di parità, possiamo dire così, le due parti, ma neanche lontanamente, ecco. E questo, insomma, sicuramente va evidenziato, alcuni dati parlano un po' da soli, ecco. Ma tu, che sei un esperto di questa materia, cioè, come vedi anche quest'ultima posizione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, questa della Palestina? Sì, e questa evoluzione che sembra in qualche modo che accade, sembra sempre, tu l'hai detto bene, anche nel libro emerge più volte, sembra sempre che sta per succedere qualcosa che metta fine a questa vicenda, che oggettivamente è una vicenda imbarazzante per il mondo intero. Poi tu hai messo in evidenza molto chiaramente le responsabilità dell'Occidente, dell'Occidente anche europeo, non solo dell'Occidente statunitense. Certo, dunque la missione della Palestina in quanto Stato osservatore, sia pure un membro delle Nazioni Unite, sicuramente è una vittoria importante del movimento di liberazione palestinese. Diciamo che certamente purtroppo è una cosa ancora più virtuale che effettiva, in quanto la risposta del governo di Netanyahu, quindi del governo attuale dello Stato israeliano, è stata di aumentare gli insediamenti ebraici, quindi tutt'altro che, come dire, non solo una non accettazione, un tentativo di aggravare sempre di più il conflitto, ma alla fine io penso che questa politica degli insediamenti ebraici mini proprio alla radice la possibilità dei due Stati, che potrebbe convenire anche ad Israele, poi in realtà per certi aspetti sarebbe una vittoria del movimento di liberazione palestinese, ma potrebbe convenire anche ad Israele, perché un possibile Stato palestinese oggi, nella migliore delle ipotesi, cioè se effettivamente comprendesse la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, in effetti comprenderebbe un 22-23% della Palestina storica, quindi Israele 77%, diciamo che alla fine potrebbe convenire Israele un compromesso del genere, che è molto a ribasso per i palestinesi, ma forse sarebbe l'unico possibile per quanto riguarda la possibilità dei due Stati. Tra l'altro i palestinesi di questo 23% sono giunti a controllare, dopo estenuanti negoziati, un 20% circa, quindi quasi nulla. Israele dovrebbe ritirarsi da questo poco più di 20% della Palestina, e in effetti non c'è verso sostanzialmente di in modo pacifico, non c'è stato verso di uno stop agli insediamenti. Probabilmente ci sono responsabilità, sia pur minoritarie, della leadership palestinese, che sarebbe dovuta essere più ferma, nel senso che quando si cede molto fin dall'inizio non c'è più potere contrattuale. Ciò non toglie che anche la mediazione che c'è stata non è stata proprio imparziale, quindi sicuramente è stata una vittoria importante quella della ammissione della Palestina alle Nazioni Unite, però insomma servono anche fatti e non solo riconoscimenti, diciamo, di principio. Diciamo che comunque bisogna
arrivare insomma a qualcosa di concreto. Questo riconoscimento della Palestina dopo più di un anno di lavoro per ottenere questa cosa è avvenuto poiché si è constatato che il negoziato era sterile, era infruttuoso, non portava niente, ma soprattutto non era neanche, diciamo così, non denotava neanche uno stallo. La situazione si aggravava sempre di più con questa questione degli insediamenti. E quindi alla fine si è tentato di avere un riconoscimento al di là del negoziato e in effetti alla fine lo si è ottenuto. Però, insomma, voglio dire, se la situazione sul campo invece non è stabile ma addirittura va a peggiorare, sicuramente, insomma, si può pensare che forse non conviene a troppi questa parte Palestina, insomma. Si è occupato molto della Palestina, ma io ricordo tempo fa mi facevamo i ragazzi dell'Istituto dell'Esium, qualche ragazzo c'è oggi, e ci occupavamo della poesia palestinese in particolar modo, ma tutte le storie dei palestinesi, perché poi sembra sempre un dato, come tu giustamente, un dato contabile, però in realtà poi sono stati, queste sono persone che avevano una terra, avevano delle radici, avevano una vita che è stata completamente stravolta, sono stati portati via, sono stati allontanati. C'è questa famosa dichiarazione dei vecchi capi famiglie palestinesi che hanno portato con sé le chiavi, sì, sperando sempre di rientrare nelle proprie case in un tempo che non ci sono neanche più, per motivo. La storia di questi palestinesi, facci capire un po' la tua esperienza in termini di ricercatrice su questi argomenti, che cosa le loro storie sono raccontate, tu ne hai raccolto delle testimonianze, queste persone oggi come vivono, dove vivono, qual è la loro speranza, cioè, cerchiamo di capire il livello umano. Sì, io ho fatto anche qualche presentazione con qualche esponente palestinese, per esempio Omar Suleiman, ex presidente della comunità palestinese della Campania e così via. Per motivi miei ho avuto insomma dei contatti, ci sono pure delle, in qualche caso, delle possibili interviste, ho intervistato esponenti di persone del mondo arabo. Per quanto riguarda in particolare i palestinesi, non sempre ho potuto, diciamo così, fare quello che volevo, a volte qualche autorità estera impediva l'intervista, per esempio mi è capitato con un palestinese che avrei voluto intervistare, implicato in un caso legato alla lotta armata che aveva fatto pure lì la Siria, mi ha impedito di, il governo insomma, attuale della Siria non mi ha dato l'autorizzazione, per dire come spesso i fratelli arabi non sempre aiutino, purtroppo non è solo Israele, anche se soprattutto Israele, diciamo così, alla base dell'oppressione, diciamo così, per quanto riguarda i palestinesi e così via. Diciamo che teoricamente loro sono aperti a qualsiasi soluzione che però abbia qualche elemento di reale, diciamo così, possibilità di soluzione. Loro vedono per lo più queste autonomie locali che sono riuscite ad avere un po' come i Bantustan del Sudafrica, cioè piccole riserve dove poi alla fine non c'è una reale sovranità e quindi un qualcosa di molto poco costruttivo e così via. Vedo molto molto scetticismo insomma sulla situazione. Pensano di essere poco compresi dai mass media e così via. Diciamo che le storie che ho potuto così conoscere meglio sono storie comunque molto dure, cioè si parla magari di persone che poiché hanno fatto una manifestazione vengono condannate, non so, a 6 anni di soggiorno obbligato, tanto per dirne una, non è neanche la peggiore, gente che ha avuto, che ne so, i suoceri trucidati nell'eccidio di Sabra e Shatila, il fratello ucciso nel Settembre Nero in Giordania del 1970, molti caduti con l'invasione del Libano del 1982 che causò circa 25.000 morti tra palestinesi e libanesi, insomma diciamo sono cose pure difficili poi in fondo da immaginare, queste ed altre, difficili da immaginare diciamo così per dei contesti in qualche modo più sereni, più i nostri, insomma c'è pure un metro diverso, forse c'è una vita in qualche modo che non so, va più all'essenziale delle cose positive o negative, diciamo così. Certo è che ci sono molte famiglie, insomma, duramente colpite, insomma, cioè è abbastanza normale trovare che persone che per esprimere, ecco, diciamo così,
in una manifestazione i propri diritti politici, si vedono, che ne so, perdono un occhio per una pallottola di gomma, diventano zoppe, cioè è molto più diffuso di quello che si possa pensare, voglio dire. Vedere persone devastate da più di 10 anni di carcere, a volte decenni e così via, insomma è una realtà molto più, diciamo così, martoriata di quello che si possa pensare. Molte volte anche quelli che sono in qualche modo più integrati hanno, diciamo così, dei trascorsi drammatici e così via. Si può attingere di più un'esperienza, non so, in qualche modo più diretta. Mi è capitato di conoscere delle persone che, diciamo così, avevano appunto provato la prigione e così via, di trovarli anche molto vitali, molto carismatici, molto, davano l'idea di dei leader, non so, mi ha colpito come la vita possa prevalere nonostante tutto, della loro forza. Diciamo che è una realtà devastata a molti livelli, questo posso dire, anche il livello di dove non ce lo aspetteremmo, ripeto, si può trovare la vecchietta che ha fatto anni e anni di soggiorno obbligato. Ah, un'altra cosa che spesso non si sa, ma pure c'è, moltissimi palestinesi non possono tornare in Palestina, non solo i profughi all'estero che sono milioni, ma questo è più noto, non gli è stato permesso di tornare, ma addirittura persone che non erano, diciamo così, nel campo di battaglia, non erano sul luogo della battaglia, questi in grandissima parte sono civili, non possono tornare in Palestina per dei diktat, diciamo così, delle autorità occupanti. Quindi gente che, per dire, era all'estero al tempo della guerra dei sei giorni, magari stava studiando, non è potuta assolutamente più tornare, al massimo poteva tornare con un passaporto europeo, in quanto palestinese no. Quindi c'è proprio una... è difficile, cioè moltissimi palestinesi non hanno mai visto la Palestina, c'è una grande difficoltà anche di movimento all'interno della Palestina per una serie di posti di blocco, moltissime persone di Betlemme non hanno mai visto la vicinissima Gerusalemme e così via. Però quello che proprio colpisce è questa discriminazione, moltissimi non possono rientrare in Palestina, basta che l'autorità israeliana dica no, quindi l'autorità palestinese non ha giurisdizione nei fatti, non è affatto sovrana neanche sui pochi territori che controlla, molta gente è tagliata fuori definitivamente dalla sua patria, come se uno di noi, non so, in qualche modo è sgradito, non può più tornare in Italia e così via, insomma, ma veramente non può più tornarci, al massimo potrebbe tornarci forse, dico forse, con un passaporto estero se dopo 10 anni riesce ad averlo, ma comunque temporaneamente, non si può stabilire lì, e questa è tutta una politica volta a cercare di spopolare la Palestina e il suo abitante. Quello che hai detto qui. Ci sono delle domande che vuole fare. Stati Uniti e Inghilterra. Campioni il nostro amico neomarmonico, quindi c'è parecchio, con l'Inghilterra c'è la moltissima. Stati Uniti e Inghilterra. A proposito di con l'Inghilterra, soprattutto con la perfida Albione. Vai al dunque. Colpito gli autori. Fai la domanda, non fare dei presenti. C'è un po' un filo conduttore. Campioni. Voglio solo dire che questo fine settimana gli amanti neoborbonici si riuniscono a Gaeta. A Gaeta il fine settimana. L'assedio di Gaeta, Maria Sofia in Domita. La storia mi interessa in generale, quindi apprezzo anche queste. Vabbè, allora gli Stati Uniti e Inghilterra, campioni di libertà, di democrazia, dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, diritto all'autodeterminazione dei popoli, come mai stanno conculcando questi diritti sacrosanti dei palestinesi? Sì, allora diciamo che ovviamente ci sono d'accordo che purtroppo stanno, diciamo così, facendo tutt'altro poi che in effetti una politica equa, diciamo l'Inghilterra per il passato sostanzialmente, in gran parte per il passato, poi tu, tu lo dici anche bene, che quando è presa la decisione USA in Inghilterra sì, diplomaticamente sì, però aveva in gran parte, diciamo, chiaramente creato il problema. Diciamo che ci sono degli interessi economici, diciamo che Israele può essere vista in quanto testa di ponte, potremmo dire, degli interessi occidentali in Medio Oriente, ci sono interessi economici anche tra le molto prospere comunità ebraiche negli Stati Uniti, dalla grande influenza economica e così via negli Stati Uniti, ma anche in Europa, ricordiamo i Rothschild, ricchissimi banchieri ebrei d'Europa e così via. Diciamo anche che c'è per certi aspetti, potremmo dire, una
così una visione religiosa per molti distorta, il cosiddetto cristiano-sionismo, che è presente in alcuni ambienti di derivazione calvinista, che non legge, diciamo così, la Bibbia alla luce dei Vangeli, pur nominalmente cristiani, quindi in qualche modo continuano a considerare una serie di concetti, tra cui l'occhio per occhio, dente per dente, il popolo eletto, una supremazia di Israele, quindi diciamo così una serie di principi in effetti confutati nei Vangeli, ma che alcuni continuano a considerare quindi una visione spirituale vicina a quelle degli ebrei, secondo molti in realtà di tipo anticristiano. Quindi diciamo che in molti, quella di Bush, potremmo dire, per molti aspetti, l'idea degli Stati Uniti in quanto nazione al di là e al di sopra delle altre nazioni, al di là e al di sopra dei diritti delle altre nazioni, quindi una politica poi alla fine di sopraffazione che non ha rispettato neanche le Nazioni Unite, vediamo l'aggressione all'Iraq contro le stesse Nazioni Unite, insomma diciamo che ci sono dei fili conduttori, anche la Libia certamente, voglio dire l'attacco alla NATO e così via, l'attacco della NATO e così via, quindi diciamo, poi dove conviene a loro, sempre diciamo in qualche modo a senso unico, dove c'è il petrolio normalmente, quindi questa politica deleteria certamente è nemica a mio avviso della pace nel mondo, ecco, dell'autodeterminazione dei popoli e così via. Domanda fatta, quindi, no, risposta resa, molto cosa molto interessante, nemica? Nemica della pace nel mondo, assolutamente. Grazie, grazie a lei. Abbiamo accertato. Interessante anche la sua. Qualcun altro vuole fare qualche domanda? Il famoso muro, no? È il tema del muro, pure io infatti ero. Sì, il muro, sì, è un altro doloroso tasto, insomma, della questione, certo. Diciamo che è un muro molto più alto di quello di Berlino, molto molto esteso, un muro che, beh, certo, da quando ci sta sono diminuiti gli attentati, però voglio dire è un muro che è parte del sopruso in realtà, cioè voglio dire gli attentati secondo me non ci sarebbero se ci fosse una pace giusta e così via, non c'erano assolutamente prima, non c'era nessuna ostilità voglio dire verso gli ebrei e così via, e anzi spesso si rifugiavano nei paesi dell'Oriente e così via rispetto a persecuzioni subite in Europa. Questo muro... Ma gli stessi arabi accolsero. Sì, sì, gli stessi arabi accolsero gli ebrei, così via, anche i turchi, va detto. Diciamo che questo muro oltretutto non segue la linea verde, cosiddetta linea verde del 1967, quindi non divide effettivamente Israele dalla Cisgiordania, che per quanto non sia entusiasmante l'idea di un muro tra nazioni, però perlomeno si potrebbe dire che ognuno sta per conto suo e quindi almeno non ci sono scontri sanguinosi. In realtà il muro si addentra profondamente nei territori della Cisgiordania e quindi se un contadino purtroppo ha il suo campo lì, gli viene distrutto, la casa viene distrutta se sta sul percorso del muro e così via. D'altra parte la distruzione di case è stata utilizzata anche in quanto vendetta trasversale per attentati, viene distrutta la casa dell'attentatore, poco importa che sia la casa anche della madre, delle sorelle, del fratello e così via. Una vendetta trasversale legalizzata, il che secondo me è anche più aberrante, riutilizzando una norma del periodo mandatario inglese che in quel caso faceva comodo. Comunque, tornando al muro, il muro cerca di creare un altro dato di fatto tentando di inglobare altri territori della Cisgiordania palestinese, quindi segue tutto un percorso strategico che si incugna abbastanza profondamente nei territori della Cisgiordania, addirittura è in costruzione un altro nella valle del Giordano e quindi insomma divide a metà paesi, i campi ripeto vengono distrutti se si trovano sul cammino e anche le case e quindi poi in realtà è un altro fattore di instabilità e così via, quindi tra l'altro il muro è diventato testimone muto di una serie di scritte inneggianti alla libertà e così via, quindi chissà, forse farà la fine di quello di Berlino, ma comunque per il momento è molto saldo e anche molto più alto. L'acqua. Bene, allora c'era una domanda che voleva fare. L'acqua che è una cosa importante. Assolutamente. L'acqua cioè, è poi finisce con le diretti davanti. Sì, allora diciamo che uno dei luoghi comuni legati al conflitto è che gli israeliani abbiano fatto fiorire il deserto. In realtà l'acqua è un elemento strategico molto importante e che alimenta il conflitto stesso. Diciamo che gli israeliani controllano l'80% delle risorse idriche della Cisgiordania.
Quindi vediamo molte volte coloni con case con piscine, quindi che appunto si trattano bene, e poi palestinesi che hanno difficoltà per le necessità più elementari, gli è proibito di scavare nuovi pozzi, pochissimi sono autorizzati, addirittura nei pochi territori, ora la striscia di Gaza, solo la striscia è stata liberata dall'occupazione israeliana, anche se c'è un parziale embargo contro la striscia di Gaza. Comunque, nella striscia di Gaza, per fare un esempio, erano arrivati a scavare talmente in profondità i palestinesi nei pochi territori in cui gli era concesso scavare per i pozzi, che erano arrivati all'acqua salata, diciamo così, quindi alla fine non era più potabile e così via. E quindi per molti aspetti i palestinesi vengono chiusi rispetto a parecchi elementi vitali, l'acqua, l'aria e così via, i confini con gli stati esteri. L'acqua, ripeto, è molto importante in quanto, diciamo così, a parte il controllo israeliano appunto sull'80% dell'acqua della Cisgiordania, e poi diciamo che sicuramente c'è un'idea di controllo idrico sulla regione anche maggiore, diciamo, con una serie di progetti di estremisti israeliani, però poi spesso sono stati al governo e così via, e poi spesso erano sia di destra che di sinistra, quindi poi in realtà la questione è abbastanza complessa, non sono pochi estremisti, purtroppo va detto. Era l'idea di aumentare le risorse idriche, non solo il controllo dell'acqua del fiume Giordano, ma anche allargarsi fino al Libano, inglobarne una parte, arrivare al fiume Litani, che è libanese, cercare di avere qualcosa sulla Siria, lo Yarmouk e così via. Addirittura per certi estremisti, ovviamente parliamo di certi estremisti, però diciamo così, i confini relitti, quindi non riconosciuti ma a cui si aspira, dello Stato israeliano, simboleggiate dalle bande azzurre della bandiera, sarebbero quelli del Nilo e dell'Eufrate. Ora, progetto apocalittico, progetto, diciamo, in qualche modo di fantapolitica, sì e no, perché poi in realtà anche, diciamo così, tutto il progetto in qualche modo di insediamento in un paese arabo, costruire lo Stato ebraico in un paese arabo, in fondo è un progetto molto ai limiti, eppure più o meno questo è avvenuto, quindi fino a un certo punto è qualcosa più o meno, fino a un certo punto il fantapolio, sicuramente quella dell'acqua è una questione cruciale e così via, sicuramente un elemento di forte conflitto e così via. Probabilmente anche uno dei motivi per cui gli israeliani tendono a non abbandonare il Golan siriano, dove ci sono importanti sorgenti d'acqua. E tra l'altro colgo l'occasione per ricordare che in realtà c'è una parte del Golan palestinese, prevalentemente siriano, ma c'è una parte palestinese che era stata inglobata dalla Siria, a proposito di fratelli arabi non sempre molto fraterni, diciamo così, anche questo va detto comunque. C'era finito la domanda. No, una cosa, visto che lei è così informata, lo stato dell'arte della questione di Gerusalemme capitale e la praticabilità della soluzione della presidio extraterritoriale. Sì. Allora, sì, è un'altra domanda interessante. L'idea di rendere extraterritoriale il cuore dei luoghi santi, cioè Gerusalemme, era compreso nel primo piano dell'ONU di spartizione della Palestina. E nei fatti è rimasto lettera morta, diciamo così. L'idea oggi sarebbe quella di l'idea più teoricamente ragionevole, sarebbe quella di dividere Gerusalemme, la parte ovest agli ebrei, la parte est ai palestinesi, sulla base più o meno della, diciamo così, di come abitata, anche se Gerusalemme più di altre parti della Palestina aveva una popolazione ebraica, in quanto comunque aveva un ruolo religioso importante, una città fondamentale anche per i cristiani e per i musulmani, dove è la terza città santa. E comunque diciamo che e comunque però nella stessa Gerusalemme ovest, quindi la parte, diciamo così, che dovrebbe rimanere agli israeliani, beh, c'era un 70% di proprietà che erano palestinesi. Però al di là di questo, diciamo che la situazione purtroppo è critica anche a Gerusalemme, perché gli insediamenti continuano e tendono a stringere e a chiudere la Gerusalemme araba, che sia musulmana che cristiana. Inoltre c'è un quartiere cristiano con popolazione di origine armena, che sono due i quartieri cristiani, quelli dei cristiani di origine armena e dei cristiani arabi. Comunque, diciamo, Gerusalemme Est, con i suoi quartieri, quello arabo musulmano, quello arabo cristiano e quello dei cristiani di origine armena, rischia di essere chiuso da una serie di insediamenti
e così via, che sorgono vicino poi a campi profughi, tipo, non so, Shuafat e altri campi profughi molto poveri e così via. Cosa si era proposto per Gerusalemme? Invece di una divisione dove magari si rispettava una certa doppia sovranità o sovranità internazionale su luoghi particolarmente santi, si era considerato magari di dare la sovranità agli ebrei sotto la spianata della moschea di Al-Aqsa, perché ci sarebbe sorto l'antico esempio di Salomone di cui rimane il muro, il famoso muro del pianto, e poi sopra la sovranità dei palestinesi. Tutti questi progetti in qualche modo che dovrebbero andare verso la ragionevolezza non sono stati diciamo poi alla fine perseguiti. Addirittura era stato proposto ai palestinesi di avere la sovranità non su Gerusalemme ma su un villaggio vicino a Budis, dicendo che era quasi la stessa cosa. Ovviamente non poteva essere accettato, perché appunto non si rispetta neanche in qualche modo la dignità. Già era un compromesso molto grande per i palestinesi accettare uno stato sul 23% della Palestina storica, che tra l'altro è un territorio anche molto minore di quello che gli avrebbe assegnato l'ONU, fermo restando che la stessa idea di spartizione era molto criticabile, diciamo così. E quindi, insomma, ovviamente questa cosa non è stata accettata. Poi la questione è molto intricata, anche perché in realtà minoranze palestinesi consistenti vivono dentro lo Stato di Israele, sono quei discendenti di quei pochi che riuscirono a rimanere nonostante diciamo così l'espulsione del 1948-49. Erano circa 200.000 persone, sono diventati più di un milione. E si calcola che fra meno di un secolo, anche senza considerare il ritorno dei profughi, potrebbero superare gli ebrei. E questo potrebbe, diciamo, per la naturale crescita demografica, potrebbe in qualche modo minare l'identità ebraica. Troveranno qualche soluzione sicuramente in questa sede. Si spera, insomma, una domanda ancora, sì. Mi chiedevo, la strategia politica di Israele nei paesi confinanti. Sì, insomma, Israele ha concluso alcuni accordi di pace con alcuni paesi arabi, ad esempio la Giordania, l'Egitto, un accordo piuttosto contestato quello con l'Egitto, ricordiamo, con Sadat, poi Sadat venne assassinato, però in qua ora ci sono i fratelli musulmani al potere, con Morsi, quindi in qualche modo una situazione un po' turbolenta, però comunque alcuni accordi sono stati raggiunti, almeno con l'Egitto si è arrivata alla restituzione del Sinai egiziano, che era stato occupato con la guerra del 1967 e così via. Diciamo che un elemento di forte attrito è quello con l'Iran, tra Israele e l'Iran sulla questione atomica e così via, cioè questo progetto di sfruttamento dell'energia atomica da parte degli iraniani, che affermano sia per fini civili e così via. E Israele, diciamo così, che ha in qualche modo pone dei dubbi, addirittura preme sull'amministrazione americana per un attacco all'Iran. Si dice che ultimamente la visita di Obama prevista in Israele sarebbe proprio per evitare questo attacco e così via. Diciamo però che lo stesso Israele ha tutta una serie di centrali atomiche per uso, diciamo, bellico, anche se non utilizzato ancora nei fatti, nel deserto del Negev, ha circa 200 testate atomiche, non ha firmato il trattato di non proliferazione nucleare, e quindi diciamo che comunque è una situazione molto preoccupante. C'era un tecnico israeliano che aveva denunciato, avendo una crisi di coscienza, aveva coraggiosamente denunciato questa situazione, Vanunu, che era approdato a una visione antisionista, tra l'altro aveva pure aderito poi al cristianesimo evangelico, diciamo che ha avuto un cambio di visione, Vanunu, diciamo che è stato arrestato, ha fatto 18 anni di carcere, dove è stato spesso, diciamo così, ha subito tutta una serie di maltrattamenti e viene ancora, diciamo, perseguitato e così via. Però quello che lui ha documentato, lui poi viene arrestato dopo essere stato rapito, adescato da una donna del Mossad, comunque quello che ha documentato è stato in effetti provato, quindi diciamo c'è questa questione del nucleare che insomma è molto viva e così via, quindi denunciata da Vanunu, originario del Marocco, poi con cittadinanza israeliana, e tutto il percorso che ha fatto poi l'ho accennato. E quindi diciamo che poi non è affatto poi così pacificata la situazione. Pace armata, sì, molto armata, assolutamente. Vabbè, io mi fermerei qua, ringrazierei, è stata bravissima, facciamo un applauso a Antonio. Persone che vogliono eventualmente qualche copia del libro, Antonella ce la consegue, quindi potete poi eventualmente chiedere ad Antonella direttamente. Volevo solamente dirvi, per gli amici, soci, ospiti della fondazione, che
che noi abbiamo venerdì, noi purtroppo adesso abbiamo una doppia attività, cioè da quando è aperto Torregaia abbiamo la doppia attività, l'economia solidale come opportunità di sviluppo per il territorio, Torregaia venerdì alle 18.30 e ci sarà Don Luigi Merola, Miguel Cavalier Puig, presidente della Fondazione Villaggio dei Ragazzi Don Salvatore D'Angelo, Onlus, poi ci siamo noi con la Fondazione Gerardino Romano che lo coordiniamo. Quindi io ovviamente invito tutti, quelli della Fondazione che vogliono venire, ma anche gli amici e gli ospiti della Fondazione, a partecipare a questo incontro. Apre nuovamente riapre Torregaia, che è un posto molto bello per chi non lo conosce, dove si svolgeranno, con l'aiuto della Fondazione Gerardino Romano, si svolgeranno delle attività culturali. Bene, quelli che si trattengono con Antonella Cina possono continuare a conversare con lei e la ringraziamo molto, sei stata bravissima, molto qualificato il suo intervento e soprattutto ci ha dato un po' di luce su un argomento che rimane tuttora molto in ombra rispetto a... Ma nel libro molto altro c'è, quindi chi acquisti il libro molto altro lo apprende. Va bene? Grazie a tutti. Un applauso ancora da tutti.